Un gruppo di fuorilegge ben organizzato intende attaccare il territorio di Lord Goda. Tu hai sottratto una copia dei loro piani. Ma e se riuscirai a consegnarla nelle mani di Lord Goda, i suoi uomini potranno annientare i fuorilegge senza grosse perdite. Senza i piani, Lord Goda dovrà affrontare una dura lotta. Il nemico ha inviato un gruppo di ninja nella città circostante il castello per impedirti di recapitare i piani. Cerca di eludere o distruggere i nemici e consegna i piani a Lord Goda. Salve a tutti, benvenuti in questa nuova parte di Tenchu Stealth Assassins con Crash Stefano. Ebbene, oggi ci tocca una missione diversa. Ora prendiamo le granate, anche se, come ho detto io, non fanno tanto da ninja. E dobbiamo cercare di fuggire da questo accampamento, cosa che ovviamente non sarà semplice, ma almeno non ci sarà un boss da sconfiggere. Fiuto un pericolo, meglio sbrigarsi. Mi è sembrato di vedere un gatto. Dai tetti ci possono scamare lo stesso a causa di un gatto e della loro, soprattutto della loro abilità di scalare i tetti. Infatti non stiamo parlando delle guardie di coro del corpo di un commerciante sfigato, bensì di un gruppo 'ndrangheta ben organizzato. Questa non ci vuole. Siamo di nuovo zampini. Vabbè, non fa niente per quello, possiamo ancora farcela. L'importante è non prendere la valutazione più bassa, ovvero malvivente. Si può passare anche senza. No. Mi ha sgamato qualcuno. Prendiamoci questo oggetto che abbiamo trovato. Saliamo su. Aiuto! Ah!
camminiamo come se nulla fosse. Perché questo, figlioli miei, è il mestiere del ninja. Cosa cacchio era quello? Facciamo questo perché non è andato a segno. Mi chiedo se non sto girando a zonzo come al solito. Ah no, sono a buon punto. Certe volte bisogna dire che certi nemici sono più stupidi. Perdonami, sono in ritardo. Ecco una caratteristica di Kimao, quella di essere sempre in ritardo. No, non preoccuparti. Lord Goda ti sta aspettando. Entra. Ah, mi è andata quasi bene. Per questo si fa.